Buongiorno a, tutti, buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo in diretta su Milano News, una nuova puntata di Summer in the City e sono davvero contento di avere qui con me un ospite un maestro un amico una persona che ha parlato di tecnologie e di internet soprattutto quando internet non si sapeva cosa fosse era una cosa pericolosa e strana e lontana eccolo qui per voi in carne e ossa, e in diretta facebook okay. Gabriele Di Matteo ciao a tutti ragazzi giornalista giornalista di Rai. sì guarda le cose Ormai... che faccio te le riassumo in 30 secondi ho cominciato Lavorando per Repubblica Carta, poi la carta è andata in crisi. Mi sono spostato in televisione, ho fatto il primo talk sulle nuove tecnologie Net Netcafé per cui ogni tanto ci ricordano 1998 nel 98 sì, quando 1998... per scaricare una foto Fabio ci mettevi circa 10 minuti per cui noi usciva allora, ricordo usciva il primo iMac senza floppy disk e il mondo pensava esatto, di essere esatto, esatto. di dei pazzi e tu parlavi di siti internet Anzi, tu hai fatto anche apriti sito a un certo punto corretto, vero? Corretto. perché, perché aprire, aprire un sito era un miracolo quando venivano gli amici a cena Dicevo, vi faccio vedere una foto di Sharon Stone sul set D. E mentre la foto si scaricava, ni, 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 noi andavamo a cena. Quando tornavamo la foto era arrivata alle caviglie, non aveva ancora completato il lungo corpo di Sharon Stone. Ecco, uh, era veramente un periodo in cui la tecnologia era qualcosa di... Poi oh, è successo di tutto. Guarda, siamo così di oggi, in questo momento, non lo facciamo vedere perché è giustamente per Vice, ma in questo momento siamo così di che un ordine Amazon è arrivato proprio in questo momento, ad esempio. Qui agli studi, vedi quindi... Ah, Eccolo qua, <ride> quindi... cos'è Prime Now? <ride> sì, quindi insomma, Tra l'altro ti posso veramente... dare una notizia, l'altro giorno, l'altro ieri è stato il giorno, il Prime Now Day, perché sì? festeggiano, e rispetto all'anno scorso ha venduto tre volte. Tre volte, so. quindi sta andando molto bene. La prova è questa, è che è... alle è nostre spalle fai è stato pagato. sì <ride> sì è no? sì, sì, che beh, viene mai... qui comincia a prendere no, 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 attrezzature, mai... ok, ok, no, no, a posto. Perché Gabriele Perotti ho invitato qui? Nel senso che appunto sei un conoscitore delle tecnologie. Sono vent'anni e passa che parli di tecnologie e tutto, ma perché ultimamente la tecnologia è sempre più legata alla vita di tutti i giorni, Corretto. alle cose che abbiamo? Tant'è che è nato questo IoT, Internet of Things, l'internet delle cose che però va a ripercuotersi anche sulle nostre città. Ci Corretto. sono ormai delle città che sono dei contenitori di tecnologie certo. e vengono chiamate smart city. Certo. Allora, le smart city cosa sono? Sono delle città che cercano di essere più intelligenti. Vi faccio un esempio. Eh, quando voi dovete parcheggiare la macchina, girate intorno a, una, a un posto per cercare il parcheggio. Questo crea il 30% del traffico delle grandi città e eh, generato da chi cerca parcheggio. Un cittadino di Parigi è stato fatto una ricerca molto seria da Cisco, un cittadino di Parigi passa due anni della sua vita a cercare parcheggio mediamente. mediamente vita. <coughs> e che cosa si può fare? Si può fare come ha fatto Barcellona, ma anche altre città: Singapore, hamburgo Hong Kong. Voi arrivate eh, alle porte di Barcellona, avete sul telefonino una applicazione gratuita, vi cercate il posto del parcheggio, scegliete il posto, scegliete anche il, il prezzo a seconda delle fasce orarie e parcheggiate la macchina. Altro esempio delle smart city. Barcellona ha fatto un piano, il vecchio sindaco, non il sindaco attuale, la sindaca attuale non so se sta continuando francamente, eh, un piano per cui i lampioni intelligenti quando noi ci siamo sotto si accendono sì. ma in assenza di persone si spengono. Uh, risparmieranno nei prossimi dieci anni 47 milioni di dollari perché? Perché i, i lampioni hanno dentro dei sensori che leggono la presenza umana okay. e leggono anche la quantità di persone, quindi dosano la ecco. luce. Oh, Gabriele, noi stiamo parlando di fantascienza, mi stavo ricordando della no. città di Blade Runner, del quinto no, elemento. No, no, no. Perché? Di cosa stiamo parlando? No. Uh, torniamo in Italia, un piccolo paese che si chiama uh, Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara. Proud, perché io sono nato lì sulla collina davanti al mare. Eh, un, un assessore intelligente, smart assessore eh, ha chiamato un'azienda che si chiama Philips Lighting e hanno fatto un piano per cui tutti i lampioni di città sant'Angelo e saranno, che ne so, 30.000 perché è un borgo antico ma anche grande. C'è l'ospedale, ci sono tante cose. po' oh, interessante, un po' antico però. Eh, sì, tutti i lampioni sono stati dotati di antenne e di sensori, per cui, da una regia, dal comune, riescono a gestire l'illuminazione e questo cosa provoca? Poco in meno inquinamento atmosferico, risparmio di energia e anche una valorizzazione del territorio perché accendono alla fine sui posti più belli. Sì. No. Quindi diciamo l'esperimento di città esistono, esistono, esistono e ora. Ecco, eh, però Milano come è messa da questo punto di vista? È una città smart, non è una città smart. Allora, ho fatto ultimamente un sondaggio proprio su Facebook, sì? da cui risulta che diciamo 50% ha detto sì, 50% ha detto no, ma la risposta più interessante è stata quella per cui... Bisogna prima creare gli eh, cittadini smart, quindi capaci di usare queste tecnologie e poi si possono attivare le smart cities. Faccio un esempio. Un mio amico, ieri, mi scrive da Londra e mi dice: Ah, qui a Londra che bello! Che bello. Prima avevamo la Oyster Card, è una uh, specie di carta di credito sì. uh, con cui tu carichi la, la metropolitana, okay. metti i soldi e la usi per. se ti rimane il resto lo puoi. come la Suica a toccare. Sì, eh, puoi esatto, pagare tutto Esatto, con una oy, Oyster Card. Ok. Um, sono andati oltre adesso. La metropolitana di Londra permette ai cittadini con un'applicazione con il sistema Near Field Communication, okay. quindi radio, okay, di pagare avvicinando il telefono alla, al, la, ai rondelli della okay. metropolitana. E questa è quindi una eh, Io ho risposto: perché a Milano dobbiamo sempre dire che siamo indietro. Io lo faccio lo stesso perché vado sulla. Mh, Sull'app di ATM sì. faccio il biglietto, mi esce un codice, un QR code, un codice a barre, vado al tornello e lo faccio. È lo un lo po' sapete. più lungo. Però dici, è già un buon primo passo. Esatto. Però ecco il bello dei social media. Mentre questo amico mi scriveva da Londra: siete arretrati noi con il Nearfield. Ha scritto uno da New York sì. e ha detto: attenzione perché il comune, la metropolitana di New York sta perdendo fior di soldi. Perché molti arrivano lì con il field ma il pagamento non si attiva, ma passano lo stesso. Quindi, ah, ecco. quindi le cose vanno fatte anche perché funzionino se avvicinare un telefono a un tornello lo apre ma non ha pagato questo non va bene va bene per, per me che non pago il biglietto ma insomma per l'azienda sono esatto. fior fior di milioni che perde eh, appunto sempre più smart le nostre città sempre più smart le nostre macchine ormai cioè, abbiamo automobili che eh, siamo quasi all'alba no? delle, delle auto che si guideranno da sole, già frenano da sole già cambiano la corsia da sole già ti dicono se devi andare a prendere il caffè se sei stanco questo lo fanno corretto no? eh, però abbiamo le case ormai anche, che sono sempre più smart e intelligenti. E tu hai scritto anche un libro? Sì, ho fatto questo libro che si chiama... Che è chiama, un titolo bellissimo. Eh, L'ho fa, fatto con un editore molto autorevole di Milano, che si chiama Epli E il titolo... mi da Sì, sì ma il titolo l'hanno voluto fare loro. Il titolo è proprio bello. Io bello. ero contrario, però dopo ho dovuto dar ragione. Dialogo fra una lavatrice e un tostapane. Perché questo è un titolo un po' paradossale, che però... Ti, te la dice lunga, vuol perché? dire che gli oggetti di casa cominciano a parlare fra di loro. Uh, una grande marca coreana, che non nominiamo, ha fatto un frigorifero per cui tu, Fabio. Puoi andare a vedere dentro il tuo frigo? Non tocchiamo questo tasto. In famiglia, è già una discussione lunga. Perché voglio già cambiare il frigorifero per quel modello che stai dicendo. Quindi... Puoi guardare dentro <ride> il frigo. E, poi, e tu mi puoi dire: sì, vabbè, però non è che mi cambia la vita, però ti cambia la vita se, per esempio, eh, il frigorifero vede che è finita l'acqua minerale, che notoriamente pesa ed è ingombrante, e spara lui l'ordine al fornitore per farti portare l'acqua minerale. Questo mi sembra già una cosa più intelligente. Ancora più intelligente è una lavatrice che ha costruito. Uh, Un'azienda americana che non nominiamo, uh, che in pratica cosa fa? Sta lavando la lana, quindi ha nella sua pancia 6-7 kg di lana. Okay. Sta lavando, Al, avverte l'asciugatrice quando sta finendo il lavaggio, e l'asciugatrice si attiva in modo che tu non fai altro che poi prendere questi panni e metterlo di lana. Sa so già che programma usare? Esatto un'altra cosa che mi ha colpito è un forno uh, fatto da un'azienda tedesca che non nominiamo un, qui si può nominare solo, solo la, il bicchiere di è vino. un disastro per te non poter nominare tutte queste aziende allora, allora che giro anche questa lattina rossa allora, che non nominiamo, che non nominiamo. <ride> eh, questa azienda americana ha costruito una, um, eh, un tipo di, no scusa questa azienda tedesca ha costruito un tipo di forno per cui tu sei all'essere lunga un supermercato che non nominiamo che non diciamo? è una lettera. <ride> allora, tu sei a fare la spesa, okay. pescheria, sì. vedi che hai un, Vuoi prendere un grosso branzino per farlo al sale, sai che per tornare a casa ci metterai tre quarti d'ora. Okay. Tu puoi accendere il forno. Il in modo che quando arrivo a casa infili il, il branzino. È chiaro che tu. Di tutte queste esagerazioni, poi resteranno le cinque cose utili okay. che, però, in qualche modo ci cambiano la vita. Eh, ma visto anche poi nel condizionamento: sono termostati che ormai. Un'altra eh, storia: con, con, si collegano ai siti meteo e in base a quello ti fanno risparmiare, sì, eh, certo, certo. Sulla, insomma, cose che già possibile possibili nella città di Milano. Fare ad esempio, sì, in sì, questo sì, caso. Sì. Eh, una cittadino? delle storie che ho raccontato riguarda un signore che si chiama Tony Fadel che un ingegnere che fra le altre cose aveva inventato l'iPod. Ah, uno così che aveva inventato un oggettino. Aveva lavorato con Steve Jobs sull'iPod e lui racconta che Steve Jobs era talmente fissato sui prodotti che ha detto "Io voglio che quando un signore va a comprare l'iPod non lo deve caricare perché gli spezzi l'emozione e tutti gli iPod venivano precaricati. Tu compravi un iPod, aveva la batteria già carica. Mentre se tu compri un lettore di musica e devi andare a casa, spacchettarlo, mettere la presa, spettare, la... tu hai già perso l'emozione. Quindi ah. lui mi questa, questa è una delle storie che mi ha raccontato. Eh, quando poi eh, ha lanciato l'iPod insieme a Steve Jobs, poi ha lasciato l'azienda e ha fatto una sua società per creare un termostato intelligente che si chiama NEST NEST Labs si sì, sia uno dei tre leader del mondo quindi NEST che cos'è? NEST vuol dire nido in inglese è un termostato molto carino a vedersi che si collega a internet a cosa serve? quando lui capisce quello che fa la famiglia okay. quindi raccoglie i dati mangiano a casa tre volte alla settimana mediamente vanno al cinema ah, uf, i figli eh. tornano non torno quindi lui che fa immagazzina questi dati e crea un modello di riscaldamento adatto, adatto a te, te. Ecco, ecco il risultato Gabriele, ma eh, la mia domanda allora andiamo un po' oltre ok Ernesto impara. impara guarda ma se le tiene per lui le informazioni che impara dicono di sì ah, dicono di sì ok ecco quanto eh, dobbiamo mi viene da dire mollare un po' di privacy per avere queste cose così intelligenti. Io ho visto ultimamente un film che si chiama The Ring mm -hmm. no, The Circle, scusami. Ah, The Circle. The Circle. Eh, dove praticamente tutta la trasparenza arriva a un eccesso per cui questa ragazza. Va a scandagliare la vita del suo migliore amico, si collega con lui e lui si spaventa e parte con un furgone, va giù dal ponte e muore. Cioè, la, questa... eh grazie per averci raccontato tutto il film, Ma sai cosa? Che poi, <ride> comunque, quando lo vedi ti piacerà lo stesso. <ride> ah, ok, va bene. Diciamo che non è no, ma questo per staglierta. dire che è chiaro che tu cedi pezzi okay. di privacy in cambio di Google Maps. E ti, che ti dice prendi questo vai lì, e, che ti dice pioverà, che, è chiaro che è un patto fra un privato e un gigante. Questo patto, finché non va come dire, a invadere la tua privacy, lo puoi sopportare. Okay. È anche vero, io avevo fatto un'intervista a Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, tre anni fa, quando è venuto a Cannes. Per ritirare il premio media Uomo Media dell'anno. Okay. La risposta a questa domanda che mi hai fatto tu, data da Zuckerberg, era: per i miei genitori la privacy era un valore assoluto. Non volevano mandare fuori casa nemmeno la foto del loro letto. Oggi, per la mia generazione e per le generazioni future, la privacy perde di valore, non è più un valore io condivido con gli altri le cose che faccio non dire, e non perde, ho nulla da nascondere perde di Fatio. valore ideologico ma acquisisce di valore commerciale invece no? cioè ne ha preso tantissimo di valore commerciale corretto, corretto, economico corretto. e poi significa anche che quante volte ti chiamano sul cellulare per dire vuoi comprare un paio di scarpe da danza, diciamo io non danzo sì. perché hanno sbagliato persona sì. Capisci? Cioè un mio amico l'altro giorno ha ricevuto su Facebook, credo, una banner dove gli proponevano un completino Beh. nero. Di intimissimi, non... sarebbe Stav stato bene lui, no? <ride> Non te lo so dire, cioè, però ecco lui è rimasto un po' scioccato. Ma evidentemente l'hanno catalogato. Cioè, in... bella, bella. O forse Facebook sa qualcosa in più di quello bravo, che sappiamo noi, bravo, bravo. Cioè, può essere, sa più, ci conosce ancora di più essere, di quello essere, che ci essere. conosciamo noi stessi. Però vedi, fra i lavori che saranno più richiesti al mondo, e già in questo momento lo sono, è una cosa che si chiama data analyst. Cioè Persone che analizzano i dati. Tutto quello che facciamo noi anche in questo momento, tu sei su una diretta, sì. stai usando un social media. Sì. Tutto quello Diamo che facciamo, le persone che ci guardano in stand, ad okay, questo istante, que generano dati. Stiamo generando dei dati, dati che vengono dalla mia voce, dati okay. che vengono dai segnali, eccetera, eccetera. Tutti questi dati, che sono ormai miliardi di miliardi, quindi tonnellate di dati vengono ehm, analizzati perché, ti faccio un esempio, se questa birra che non nominiamo, non nominiamo vuole dire a persone che vogliono bere una birra analcolica perché poi possano guidare, ho creato una birra analcolica, non lo dice a 50 milioni di persone che guardano le Olimpiadi lo dice a quelle persone, quindi quelle persone mirate, catalogate, okay. studiate dagli eh, Quindi scende anche a poche migliaia, però, proprio a poche esatto, unità, esatto. Okay. per non disperdere okay. i messaggi. Quindi diciamo, diventa una comunicazione molto, molto più mirata. Diretta. Un altro grande Diretta. tema, e forse quello che affascina di più la gente, sono le auto che guidano da sole. Ecco, appunto, ve chiederti questo: come saranno le nostre città? Allora, abbiamo questa immensa. Diciamo Milano News, quindi mi interessa proprio capire anche Milano. Immaginiamo Milano: fra quanti anni dobbiamo ancora. Metti un. 30-40? No, fai 10-15. 15 anni, 15 anni. Oh, quindi fra 15 anni la nostra città di Milano avrà questi immensi dati che verranno elaborati. e Che cosa succederà? Quale sarà lo scenario? Cioè, in pratica, noi oggi, già oggi, sogniamo. io. Ho avuto degli ospiti che venivano dal Canada, che comunque è una nazione molto avanzata. Questi ospiti eh, hanno detto, vabbè, noi adesso andiamo via, a macena prendiamo un taxi. Hanno detto, no, non prendete il taxi, vi porto io. Ho preso la, il mio telefono, ho preso una macchina in car sharing, che non nominiamo, non nominiamo. una delle tante che c'è a Milano. Ricordiamo Milano capitale europea Corretto. del car sharing. Sì, sì, quindi diciamo già... Uh, ho preso questa macchina, siamo andati e loro mi hanno detto, scusa ma tu adesso questa macchina la prendi la lasci dove vuoi, sì e voglio dire, ma già prendere una macchina che non è di tua proprietà, lasciarla in un posto, pagare 5 euro 3 euro, 11 è già uno shock sì, è qualcosa che P pensa se 5-6 anni fa ti avessi detto una cosa del genere dicevi, parti. Certo, 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 esatto e quello che succederà è che con le macchine che guideranno da sole, chiaramente molto costose all'inizio, molto complicate, io dirò, finisco questa diretta, vado sul mio smartphone e dico alla macchina, per favore vieni qui davanti, lei si muove dal parcheggio da sola e arriva qui davanti, mette i lampeggianti e mi aspetta. Non è fantascienza, l'ho visto fare l'anno scorso. Al consumer Electronics show di Las Vegas dove un signore è arrivato e ha detto: eh, era, vestito, era vestito di mielo, il no, Ma, loggio, <ride> ma ascolta, per ma per ascolta, ascolta. Non è a David Asso <ride> no, no. chi ti viene a prendere la, la macchina avevo... lui è sceso. È venuto alla conferenza e un, una videocamera ci ha fatto vedere che la macchina è andata a sì. a posteggiarsi. ha cercato in fondo molto lontano un posto ha parcheggiato da sola, senza fare incidenti, ha mandato un messaggio al, al, all'utente, alla italiano. padrona della macchina, dove gli ha detto io sono al posto 340 del Ocean, Ocean Drive. Okay. E Finita la conferenza, vieni a prendere. Però il vantaggio qual è? Parliamo anche di soldi. Eh. Cioè oggi a Milano un pendolare quanto spende per muoversi? Che fa Pavia Milano, che fa Bergamo, Busto, Assisio Milano. E il calcolo che è stato fatto. Un mezzo di euro al mese, parliamo. Esatto. Se vai in realtà più grandi, tipo per esempio Chicago, nell'area di Chicago un commuter, che sono i pendolari, nell'arco di un anno prende la macchina, va al lavoro, ritorna, paga il bollo, la situazione. Il giorno in cui, fra 5-10 anni, forse a Chicago anche prima, nel 2022, okay. lui prenderà una macchina che non è sua, la lascerà in un parcheggio, okay. andrà a lavorare, un altro signore prende quella stessa macchina, quindi sono delle flotte di macchine condivise, che vuol dire che la macchina smette di essere un oggetto e diventa un servizio chiudo il discorso un commuter nell'arco di un anno nell'area di Chicago risparmia 7.000 dollari wow. per il... con questi 7.000 dollari prende la famiglia e se ne va Way. giusto? oppure sì, sì. viene in Italia a spendere sì, sì. <ride> oppure deve... viene a Milano oppure a ovviamente può operarsi o fare cose che sappiamo insomma essere costosissime in America no ti con dico i vantaggi sono veramente enormi soprattutto... però c'è proprio un cambio mi dicevi proprio culturale cioè pensare mi immagino noi italiani come siamo poi molto amanti dell'auto. Certo, certo. Pensare all'auto non più come a un oggetto, non più come a un bene, ma come un servizio. Sì, sì, sì. Cioè completamente un cambio... Allora ti dico un'altra cosa: resteranno quelli che amano la macchina, quelli che si fermano alle fontane a lavarle la domenica mattina quelli con lo fanno... straccetto. Quelli che fanno brum brum, dice no. quelli <ride> che devono fare vroom sull'autostrada, quelli che devono zig a zagar okay. fare slalom sull'autostrada. Resteranno, ma non sarà una vita facile perché le auto che guidano da sole ce ne sono già migliaia sì. se tu vai sulla Monaco Berlino grandi marche tedesche stanno già mandando macchine che guidano da sole ovviamente con un signore seduto così braccia conserte, il volante gira da sole fa tutto da sole okay. il signore seduto c'è perché ci deve stare per legge, ora. ora dopo si siede di là e diventa passeggero queste macchine che guidano da sole fanno e sono dati Reali, meno incidenti delle auto guidate da persone. Perché? Perché il software non, non beve, non, beve. non, non ha stancca. colpi di sonno, e quindi e il sì. software c'è tutto il discorso dell'echeraggio: ti prendo la macchina, ma però quello è un altro mondo. Diminuendo la quantità di incidenti in maniera sensibile, si parla di meno 40 in su. Ah. Meno 40% sono. significa che il costo di una polis assicurativa costerà molto meno. E allora il signor Brun Brun, che vuol fare slalom sull'autostrada, pagherà dei premi enormi, perché uno è molto a rischio il suo comportamento. E questa potrebbe essere la killer application: cioè pago meno assicurazione ah, o sì. una macchina. Quando a che... toccare per il portafoglio delle persone, vince chi fa. Spendere di meno. Quindi dici magari i bacche costeranno di più, magari diventeranno. Possiamo per finire la diretta, perché sta finendo la, eh sì, benzina. sì, l'hai fatta apposta. <ride> la benzina è, è... è quasi finita, siamo a riserving: è, è calibrata. calibrata. È calibrata, B, è calibrata B, così. B, B. B. Quando finisci la birra, finisce esatto. la diretta. È calibrata no, è per carino. quello. Se la prossima volta porti praticamente una, una, um, un bicchiere, sì. quello che beve la Merkel sì, da no, un, da sta, un litro parlando, se facesse così, ad esempio, una maratona di mentana, che cosa esatto. potrebbe avere una no, spira? Il teletone, col Teleton devi portare una botte. Gabriele, io ti ringrazio tantissimo davvero di essere stato qui con noi oggi, eh, ricordiamo il tuo libro perché è davvero interessante. Allora il mio libro si intitola Dialogo fra una lavatrice e un tostapane, adesso mi toccherà farne anche un altro dialogo fra un forno a microonde e un frigorifero, se no, <ride> se no, gli, gli altromessi si offendono, eh, è stato edito edito da Epli e si trova anche su Amazon in formato digitale, sì. ebook. Per i vostri Kindle uh, e, e Company E in formato digitale costa molto meno. Ok, va bene. Come tutto, diciamo. Quindi diventa anche quello, quindi, a questo punto, non è più un bene, ma diventa un servizio. Esatto. Sì. Perfetto. Quindi, siamo verso questa. Uh, di tutto quanto diventerà servizio. Quindi. Va bene, Gabriele, grazie mille davvero. Spero di rivederti presto. Ci rivediamo sicuramente in giro per la città di Milano. Tu, vabbè, sei bene. un fine conoscitore poi di questa città. Spesso la gente. No, comunque, e... adesso per fare una battuta finale, sì. Milano sta veramente crescendo. Cioè Ti faccio questo esempio per chiudere, ho sempre ricevuto le bo i bollettini della Tari, sì. quindi della spazzatura, attraverso poi deve andare in posta, deve andare in banca, per la prima volta sono qui a Milano dall'80 sono arrivati questi bollettini creati dalla um, pubblica amministrazione che si chiama PagoPA, pago pa. pago un pago codice. Quindi secondo me qua... Qualcosa... ci sono già dei fan su, che su Facebook stanno scrivendo che il titolo comunque è meraviglioso. Ah, sì, meraviglioso. Ci dà ragione alla, sì, sì, sì. alla Casa editrice È bello. A Milano qualcosa ha fatto. Sì, sì. fatto. Sta crescendo moltissimo. Sta crescendo e... Dobbiamo semplicemente essere un po' più ottimisti. Veloci, Veloci ottimisti. Sì, okay. ma anche ottimisti. Non dire sempre a ah, Londra è meglio, Chicago è meglio. Non è vero. Cioè, Milano si sta molto bene. Abbiamo avuto, purtroppo l'hanno tolto, le prime moto elettriche in car sharing al mondo. Ah, vero poi l'hanno tolta per varie ragioni, ma Vabbè. comunque... Vuoi... Beh, ci sono città in Italia che non dovuto togliere anche il car sharing, c'è c'era gente che faceva piazza di Spagna e viene <ride> in piazza Navona le scale. Con, con le scale con, okay. con il car -sharing. quindi insomma, diciamo che per fortuna siamo messi meglio di altri. Grazie mille davvero e buona giornata, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in diretta, sempre in questa pausa pranzo, ve lo ricordiamo, l'appuntamento va avanti per tutto luglio, uh, domani uh, andremo, non saremo in diretta, ma comunque ci siamo, uh, lunedì ritorniamo in diretta e poi vi ricordo che da Venerdì prossimo, da giovedì prossimo, anzi guarda, da giovedì prossimo siamo in diretta tutti i giorni dall'Amico Mico Milano Conferenza per Campus Party eh, dove veramente vedremo l'innovazione diventare qualcosa di immenso e raccontata tutti i giorni attraverso le dirette Facebook di Milano News, cercheremo di stare in diretta tutto il giorno, il più possibile, ci porteremo tante birre come ho detto, tanta benzina da portarci a dietro. Grazie mille, appuntamento oggi pomeriggio, ore 18 con i telegiornali di Milano News, grazie mille, arrivederci. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, out of them on that chair.